Buongiorno, buongiorno, 8:31, giovedì 28 febbraio, bentrovati a Buongiorno con noi, vi presento subito i miei ospiti, i miei graditissimi ospiti. Abbiamo Marco Bachi, io penso che lo conosciate tutti, comunque bassista della banda Bardot, e Daniele Guidotti, altro musicista del territorio lucchese. Con loro però oggi, più che di musica e basta, parliamo soprattutto di riciclaggio, riuso di materiali, laboratori per insegnare ai bambini a non buttare via le cose immediatamente, diciamo, perché Daniele, insieme a Marco, insieme anche a altre realtà di cui poi ci occuperemo, gestiscono un centro laboratorio di riuso al Foroboario che si chiama Grosso Modo. Cominciamo con Daniele, che è diciamo, il titolare del progetto. Daniele, come nasce questo centro? Brevemente, poi ovviamente sviscereremo più avanti tutti i contenuti. Come Ok, nasce l'idea? buongiorno a tutti. Ma questo nasce da un'esigenza territoriale, insomma, di fare qualcosa di concreto, diciamo, sul lato istituzionale, diciamo. Questo centro, grosso modo, fa parte anche di un progetto ancora più grande, che è il sistema da capo, il sistema di riuso solidale, che esiste già da diversi anni. È una realtà che funziona sul territorio, gestita prevalentemente da volontari, però la cosa sta crescendo, numeri molto importanti, c'è stato modo anche di fare delle assunzioni, questo insomma Insomma, è un motivo anche d'orgoglio anche una per noi. ricaduta lavorativa sul Lavorativo, insomma, territorio. per persone magari anche in difficoltà, che insomma trovare lavoro oggigiorno è il problema, diciamo, quello più difficile. Bene, allora io qui magari non so se si possono vedere, abbiamo sul tavolo alcuni strumenti, perché parte del laboratorio di Grosso Modo è proprio dedicato alla musica, alla realizzazione di strumenti musicali con oggetti di riuso. Marco, qui abbiamo il famoso basso tanica. Basso tanica Eccolo qua. che non è un giocattolo. No. Basso tanica te lo usi proprio anche per i concerti. Il basso tanica è uno degli strumenti, costruito anche questo da Daniele, come tutti gli strumenti della Gaudaz. Intanto buongiorno a tutti, ancora non avevo salutato. E questo è uno strumento che funziona benissimo. Io non so se ora Allora, ci fai possiamo. sentire Ti qualcosa faccio sentire velocemente, poi due leggo un attimo i note. giornali. Io direi che è uno strumento che ha delle caratteristiche fantastiche perché è un incrocio, come vedete, è fatto, costruito con una tanica, normalissima tanica, un pezzo di legno, un trasduttore, questo qui è un piezo elettrico che si trova dentro, un citofono, roba da 50 centesimi, insomma il costo totale di questo strumento può aggirarsi sui 15-20 euro forse, Sì, siamo diciamo. veramente al Magari minimo. senza le corde, magari, Esatto, le no? corde anche sono riciclate, le Ah, anche meccaniche sono. quello. Sì, perché le uniche cose che non possiamo proprio costruire noi, che sono corde, meccaniche, oppure nel caso degli strumenti a percussione, le pelli, i piatti, di solito facciamo un giro con Daniele, gli strumenti di musica o sale Roba prova, e quando buttata buttano, via. esatto, buttano via la Si roba, noi riprende. la Perché la riusiamo. roba? Chiariamo bene la filosofia di Grosso Modo e di Da Capo. Cioè, la roba sì, si butta via, però prima di buttarla via tante volte ha un'altra vita. Cioè, Esatto. gli si può dare un'altra vita, e uno degli scopi principali vostri è quello di trasmettere questa filosofia ai bambini. Ok, infatti per noi non esistono rifiuti, anzi questa parola la userò, La questa poi rifiutiamo. non la vogliamo più usare, per noi sono risorse importantissime, ci si fanno gli strumenti, ma veramente si dà una seconda vita agli oggetti, a volte la seconda vita è anche molto più interessante e Della affascinante prima, della prima. assolutamente. E vi assicuro, perché io con da capo tasto con mano e mi rendo conto veramente che i materiali che si recuperano sono tantissimi. Qui si parla di tonnellate fra vestiti, mobili, qualsiasi Ma cosa. al di là delle quantità, dei numeri, credo che la cosa più importante sia proprio trasmettere la filosofia, perché poi da quello si evita di creare il rifiuto. Sì, questo è il motivo per cui è nato proprio anche il centro di educazione e per il motivo per cui noi siamo molto impegnati sul fronte di lavorare con i bimbi. Il Bene. nostro target è quello dell'elementare, per farti capire, perché abbiamo capito che, È da diciamo, lì che è dove ecco, ci si può ne lavorare. parliamo più avanti, adesso comunque cominciamo a dare un'occhiata anche ai giornali perché ve lo dico subito, oggi magari
Li trascuro un po' perché i miei ospiti hanno indubbiamente degli argomenti a volte molto più interessanti rispetto alla cronaca cittadina. Però insomma, cominciamo a dare un'occhiata alle prime pagine. Cominciamo dalla Nazione di Lucca. Ovviamente in apertura la rapina al concessionario Nissan di Porcari, SUV come Ariete, rubate due auto, furto nella notte al concessionario Nissan di Porcari, ne abbiamo parlato ampiamente anche noi nel nostro TG di ieri sera. E poi ancora l'emergenza incendi, la valle martoriata dalle fiamme, distrutti più di 200 ettari in 24 ore, bruciano i boschi di Bagni di Lucca e di Sillano. Ieri c'è stato un incontro presso l'associazione industriali, c'era Patuelli, presidente dell'ABI, Patuelli e le banche, abolire il bail-in, indagare chi sbaglia. Vedremo all'interno di cosa si tratta questa norma che ci è stata in qualche maniera imposta dall'Europa qualche anno fa. Poi la città che cambia, Foto Alcide apre in periferia, svolta per 70 anni di attività. Storico negozio di fotografie in piazza San Frediano si sposta nella zona della stazione. E poi Festa della Donna, un intero mese di feste ed eventi, il programma che è stato presentato ieri nella Sala degli Specchi in Comune. Poi questa inchiesta, scuole bocciate. All'interno vedremo come ha indicato il provveditore Buonriposi gli indirizzi dei licei del territorio. E poi questa bella storia, il bowling di Marina sarà in gara allo Special Olympics di Abu Dhabi. Infine, di spalle quest'altra bella notizia, anziani fine del caro bus. Infatti in Consiglio regionale è stata approvata la mozione per chiedere a CTT Nord di reintrodurre la carta argento per le agevolazioni degli anziani. Andiamo velocemente all'interno, appunto come vi dicevo la provveditore Buonriposi lancia questo monito, basta con la quantità, disorienta, monito ai presidi di Buonriposi, il dirigente dell'ufficio scolastico. Troppi indirizzi non fanno bene alle scuole, occorre potenziare i propri contenuti. Questa è quello che emerge, diciamo, dalle preiscrizioni ai licei e agli istituti superiori, bocciati nuovi indirizzi, classico in recupero, al Dio al Made in Italy, le iscrizioni alle prime delle scuole superiori, exploit dello sportivo, ma solo al fermi mentre i tentativi degli altri istituti sono falliti sul nascere. E poi la sorpresa, il linguistico ha indeciso sorpasso. Bene, a proposito di scuole, torniamo in studio con i miei ospiti. Si parlava del target dei vostri laboratori, i bimbi delle elementari. Come recepiscono quello che andate a portare? Perché voi fate anche dei laboratori ovviamente itineranti, portate nelle scuole la vostra esperienza. Esatto, senti, reagiscono benissimo perché, come diceva Daniele, l'età cruciale proprio a livello educativo, a livello poi di formare, di capire un attimino come funzionano le cose della vita, come sappiamo è quella degli elementari. Una cosa che facciamo spesso appunto è proprio questa, andiamo nelle scuole e la cosa importante è duplice, perché portiamo queste pillole proprio su questo mondo del riciclo, del riuso, che è fondamentale, perché come sappiamo bambini poi, grazie a Dio, sono inoculano, come portano a casa virus, sono spugne, esatto. E lo stesso fanno con le idee, perciò è bello vederli tornare a casa e portare queste cose che hanno appena scoperto. E poi questi sono concetti che voi mettete proprio in pratica, esatto. Perché un conto è quando vai soltanto a raccontare le cose, un conto è quando li metti in mano una chitarra fatta con una scatola di vino, piuttosto che un basso fatto con la tanica o le percussioni. Fortunatamente la musica è un linguaggio universale, molto chiaro, come dicevi giustamente, invece di tanti discorsi, fargli sentire, appunto, prendere uno strumento come questo, oppure semplicemente capire che da vari contenitori possono venire fuori diversi tipi di suoni, è semplice. Perciò in pochi minuti noi di solito dividiamo la nostra costruzione strumenti nelle tre categorie. Partiamo ovviamente dagli strumenti a percussione, che sono quelli più semplici, e poi andiamo a quelli a corda e a quelli a fiato. Però in pochissimi incontri, delle volte anche solo in uno, riusciamo a dargli delle pillole anche di educazione musicale che sono
a costo zero, perché anche un'altra cosa importante è questa: ai bambini piace spesso la musica, quasi sempre. È difficilissimo trovare dei bambini che ti dicono no, a me la musica non mi piace, è impossibile, anzi. Però per le famiglie. Però per le famiglie delle volte è oneroso. Magari il bambino gli piacerebbe suonare uno strumento, però il genitore dice: ah, forse non glielo compro, magari gli passa. Questa, anche perché a bambini è bravo, magari gli passa. Sono volitivi, dici. Esatto. Però questa è una soluzione che secondo me intermedia. Noi, intermedia, perché il bambino, insieme al babbo, insieme al genitore, poi torna a casa, può costruirsi uno strumento da solo. È qualcosa anche di che interagisce, con familiare, i genitori, no? Ricominciano a usare le manine che ormai usano solo per i tablet o esatto. Se poi dopo si appassionano realmente alla musica e tutto, poi eventualmente compreranno anche uno strumento vero. Però diciamo che è un buon passaggio, che poi è una filosofia a costo zero, questa, certo. Qui è una filosofia, quella degli strumenti musicali realizzati con oggetti di riciclo, che è puramente, diciamo, dell'America Latina e africana. Io ci sono tantissimi video in rete dove ci sono band come la vostra che utilizza tutti strumenti realizzati dal riciclo. Lì lo fanno in strada, perché ovviamente però vivo, sì, lì è una necessità, è una necessità, esigenze diverse, una necessità, sì, dovuta al fatto che non ci sono proprio. Però cioè è proprio qualcosa che battere sul tavolo per viene naturale, è ancestrale. La musica è nata così in Africa, poi negli anni 20, negli anni 30 si è sviluppata proprio la junk music negli Stati Uniti per necessità, perché non avendo la possibilità di avere strumenti veri se li costruivano. Però questa cosa, tra l'altro, e noi ce ne siamo accorti da musicisti in questi 4-5 anni di frequentazione con la Gaudaz, questa cosa ti riporta all'origine del suono, perché spesso e volentieri noi musicisti perdiamo di vista l'obiettivo principale, che è il suono, che è dentro noi stessi. La musica è un linguaggio, però come mai si chiama, dico anche io spesso ai ragazzi, come mai si chiamano strumenti musicali? Perché sono un tramite fra la musicalità che abbiamo e il mondo esterno. Esatto. Perciò fare un percorso a ritroso aiuta moltissimo i musicisti. Io, ad esempio, in questi ultimi anni ho tratto un giovamento spaventoso da suonare sta roba qui, proprio perché ti porta al succo della questione. Esatto. Ma mi è arrivata una domanda da un ascoltatore, saluta gli ospiti in studio e chiede: se non ricordo male, Marco Bacchi ha frequentato per un periodo la scuola per il turismo a Lucca. No, è un altro Marco Bacchi, omonimo, tra l'altro anche che tutto sommato c'ha un qualcosa. Vabbè, che praticamente... Non è quel Marco Bacchi. No, io vengo da Firenze, sono arrivato nella Lucchesia. Allora, siccome io poi tante volte do le cose per scontato, ma magari tanto scontato non è, qualcuno magari non conosce la banda Bardot, cioè non sa chi è la banda Bardot. Allora, la banda Bardot, voi vedete Marco, è così colloquiale, è una persona veramente alla mano, però la banda Bardot, diciamo che è uno dei gruppi rock, pop più importanti a livello nazionale e a livello europeo. Cioè le date dei concerti della banda Bardot fanno il tutto esaurito in ambienti importanti, fate dei numeri veramente grandi, e siete una delle band più longeve. Abbiamo festeggiato da poco i nostri primi 25 anni, 25 anni a livelli veramente internazionali, quindi è ovviamente un musicista a tutto tondo, però è anche una star, cioè non è che ci si possa girare tanto intorno. Però appunto, poi magari dopo ne parliamo anche nel secondo blocco, l'impegno di un certo genere di musicisti si vede anche da queste cose qui. Cioè, perché non, voi pensate magari al musicista, la star che fa il disco, fa i concerti e poi sta tutto il giorno sulla spiaggia con un mojito. Marco non è questo genere di musicista. Marco, quando finisce di fare il suo lavoro, diciamo, principale, istituzionale, e poi va da Daniele, va con gli altri, fanno i concerti gratuiti nei laboratori, oppure si dedica appunto a trasmettere questi valori ai ragazzi. Quindi insomma io credo che questo sia un valore aggiunto indiscutibile per la persona ovviamente, ma anche per il musicista. Ti ringrazio. Guarda, il fatto sono due cose che sono unite insieme, due grandi passioni. La prima è la musica, ovviamente. Io da quando ho 15-16 anni
ho avuto la fortuna fino a questo momento, ho studiato, ho fatto diverse conservatorie, insomma, ho suonato in ambito classico nei primi anni della mia esistenza, insomma, musicale, però la musica per me è ragione di vita, cioè io non riesco a, tipo, anche se sono libero, a scenderle, no, è una cosa sempre assolutamente sempre, e questa è una cosa, e l'altra, appunto, grazie a Daniele, soprattutto grazie a Rossano Ercolini, grazie a tutto, noi siamo dopo. Ovviamente dopo, esatto, parliamo anche degli anche altri di questo. Fortunatamente stiamo in questo comune, appunto, a Capannori, che è un comune fantastico da questo punto di vista, perciò negli anni, grazie a Daniele, grazie a queste situazioni, ho scoperto veramente l'amore per questa causa, e si sono fuse insieme in modo incredibile, prima con la Gaudaz, poi con Grosso Modo, Daniele con Daccapo, è tutto un microcosmo di cose belle, virtuose, pulite. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, che se no mi sfumano, e vai. Poi torniamo a parlare nel futuro. A dopo. Eccoci tornati in studio con i miei ospiti, Marco Bachi, Daniele Gaudaz, lo chiamo Gaudaz ormai perché lo chiamano tutti Gaudaz. Ve l'avevo detto che avrei un po' trascurato i giornali, ovviamente mi perdonerete, però insomma gli argomenti da affrontare con Marco e Daniele sono sicuramente interessanti. Diamo un'occhiata veloce al resto della cronaca di Lucca della Nazione, appunto: maxi spaccata al concessionario, banditi usano il SUV come ariete, ennesimo colpo negli ultimi mesi nella concessionaria Nissan di Porcari. E poi le indagini chiuse per l'omicidio stradale di Andrea Lucchesi, ucciso da auto pirata, chiuse le indagini. Andrea Lucchesi fu investito un anno fa in Darsena, ve lo ricorderete, l'accusa è omicidio stradale. Alcol nel sangue per il sostituto procuratore, il guidatore è in forte stato di ebbrezza con un valore alcolemico di 1,14. Andiamo poi, appunto, a questa storia degli amici di Foto Alcide, che saluto ovviamente, che sicuramente ci stanno guardando, anzi mandatemi un messaggio se siete sintonizzati. La svolta a 70 anni, lo storico Foto Alcide sbarca in periferia, il negozio di Piazza San Frediano si sposta nella zona della stazione per ampliare i locali, e perché le esigenze, insomma, sono un po' cambiate. Intanto la CNA con Giannecchini, gli enti locali supportino le imprese, questo in risposta all'esame delle aziende, delle chiusure e delle aperture delle aziende che c'è stato nei giorni scorsi da parte della Camera di Commercio. E poi, sempre dalla città, dal commercio, fondo Excrom, presto a luci riaccese, qui aprirà la bottega del tartufo. Torniamo in studio, torniamo con i miei ospiti. Torniamo a parlare di Daccapo e torniamo a parlare anche della Gaudaz Band, che è questa realtà che Daniele ha tirato fuori dal cilindro, diciamo, con Marco. Poi ricordiamo anche che ci sono altri nomi importanti nella band, cioè abbiamo Rick Astley. Cioè abbiamo anche il mitico Riccato, che praticamente ormai è una figura mitologica, perché siamo tutti cresciuti con Rick alla televisione. Assolutamente sì, lui è stata la figura di spicco di Rick e Clive, la famosa emittente televisiva che avevamo la fortuna di avere qua sul territorio, e niente, insomma, ci ha cresciuto, dai, diciamo, musicalmente, credo che la nostra generazione ha passato pomeriggi assolutamente, sì, assolutamente. Pomeriggi. Ricordiamolo che, insomma, Video Music era il ciocco, non esisteva internet, non esisteva YouTube, non c'era Spotify, cioè c'è la musica, i primi video musicali, assolutamente. Prima emittente europea di video musicali, incredibile. Sì. Quindi anche lui, insomma, poi ha fatto bene a ricordare anche di Marco, perché lui è molto umile e non l'avrebbe mai detto, va bene? E però in effetti avere una figura di spicco come Rick, come Marco Bacchi, sicuramente il progetto trascina in maniera... E poi ricordiamo anche una cosa, perché io me ne stavo scordando, te in qualche maniera me l'hai ricordato, voi siete anche ambasciatori del Comune di Capannori. Esatto. Ce lo dimentichiamo, perché succedono talmente cose talmente in fretta, non chiamiamo nessuno volte... ambasciatore, però abbiamo ricevuto anche questo ambasciatore nel mondo del Comune di Capannori, proprio per questo impegno sui rifiuti zero. In effetti, guarda, siccome ne facciamo talmente tante, noi non riusciamo neanche noi, a volte ce le dimentichiamo e non ce le godiamo nemmeno, a volte, perché fatta una cosa tutta una dietro l'altra. E questi sono anche momenti che magari si fa anche un momento di riflessione. Un bilancio, no? Un bilancio, insomma, in effetti,
È un anno che la realtà è di grosso modo, non di da capo, però quella di grosso modo è un anno. È grosso modo è un anno. Circa, però insomma l'attività della band ormai il tempo passa, ma sono già 5 anni. Sono già 5 anni. In effetti sì, siamo partiti, è stata una cosa insomma abbastanza anche folle se ci ripensiamo, perché sembrava una cosa impossibile, un'utopia, però insomma... Con l'impegno, la passione e la voglia di fare, facendo rete con delle persone giuste, si riesce, diciamo, a fare anche le cose. Il pubblico come la recepisce questo modo di fare musica? Lo vedono come un impegno oppure a qualcuno lo vede un po' come una cosa modaiola, diciamo, tra virgolette? Ma guarda, non abbiamo mai avuto problemi. Allora, di solito la reazione del pubblico è di stupore, perché spesso e volentieri la gente è incuriosita, magari vede prima il concerto di strumenti sul palco, poi vedi alle prime note del primo pezzo la gente... Non, dice, porca miseria, allora suonano davvero. Cioè sono veri strumenti. Sono veri strumenti e si appassionano. La cosa bella di questo progetto è che è veramente un progetto trasversale, come dice sempre Rick, è un family show, perché comunque piace veramente ai nonni, ai bambini, a qualsiasi strato sociale, insomma è una cosa veramente trasversale. E riguardo a questa cosa del modaiolo, ti devo dire la verità, solo una volta ci è successo, ma proprio come provocazione, facemmo una volta proprio all'inizio un casting per una famosa, per un talent, e giustamente, sai, gli autori scafati e tutto provarono un attimino a girare il coltello, a dire ma voi siete dei furbacchioni, voi fate questa cosa, cavalcate. Capito? Perché noi insomma dicemmo la verità, nel senso, no, assolutamente, noi questa cosa ci crediamo veramente, soprattutto crediamo nella parte educazionale con i bambini, con i ragazzi, e infatti siamo sempre qui, insomma. No, poi sai, ora effettivamente è molto comodo parlare di ecologia, parlare di ciclo, di uso, di economia circolare, bla bla bla. Sai, il problema è che noi sono anni che facciamo queste cose, con Daniele, insomma, è tutto, e poi, ad esempio, io per quanto riguarda la banda, ad esempio, queste tematiche le abbiamo affrontate 20 anni fa. Infatti. Noi abbiamo questo pezzo che si chiamava Lo sciopero del sole, che è del 98, e perciò ai tempi ci dettero di ecoterroristi, di insomma, le solite discorse. Sai, parlare 20 anni fa di cambiamenti climatici, di plastica, sì, di queste cose qui, era, ci trattavano come degli ecoterroristi. Sì, poi purtroppo, la realtà ci ha fatto vedere. Purtroppo in certi ambienti però tardi. Continuano a avere a negare l'evidenza, però insomma, esatto, ormai siamo a livelli di terrapiattismo, sì. Insomma non è che si possa. Appunto, non si può assolutamente prescindere dal rendersi conto delle cose. Continuiamo un attimo, perché sulla Nazione c'è questa intervista all'assessora Valentina Mercanti. Taxi per il polo tecnologico, Mercanti, il bus non conviene, convenzione per le auto pubbliche. Nessun abbandono, le start-up non devono sentirsi dimenticate, forse è successo in passato. Allora io su questo punto mi permetto un attimo di intervenire, dato che noi siamo all'interno del polo tecnologico. Ovviamente ha ragione Valentina Mercanti, il posto non è stato scelto da loro, sono state scelte fatte da amministrazioni precedenti, e questo è indubbio. Il fatto però che comunque ormai sia così radicato nel territorio deve un po' far pensare, e deve anche mettere un po' il territorio lucchese, appunto, in condizioni, anche le aziende che sono nel polo, di raggiungerci in maniera, diciamo, un po' più agevole, perché, diciamo la verità, la viabilità per venire al polo tecnologico non è che sia il massimo. Questo diciamo che sto usando degli eufemismi, però effettivamente magari spingere un po' di più sul riuscire a creare un servizio di arrivo e partenza, non solo per chi ci lavora ma anche per chi ci deve venire magari a interagire con le aziende insediate, sicuramente sarebbe un punto a vantaggio delle aziende, ma credo a vantaggio di tutta l'economia lucchese, perché qua ci sono veramente aziende che si stanno occupando del futuro dell'economia lucchese, quindi siamo un po', non dico isolati, perché poi isolati non siamo, però non siamo neanche proprio così raggiungibili immediatamente. E con questo chiudo l'argomento, però insomma mi sentivo di dirlo perché siamo coinvolti in prima persona in questa questione. Andiamo a questa storia, bella storia di sport, perché Marina Petri, la figlia
di Dino Petri, il mitico Oddo. Abbiamo ripreso la sua partita di addio qualche settimana fa al Palatagliate. Insomma, Marina Petri, uno strike mondiale. L'atleta dell'Allegra Brigata alla Special Olympics di Abu Dhabi andrà appunto a giocare a bowling alla Special Olympics di Abu Dhabi. Bella, bella storia. E infine la giornata della donna, un mese tra eventi e al profumo di mimosa. È stato presentato in comune a Lucca tutto l'elenco delle manifestazioni appunto per la festa delle donne. Torniamo in studio, ovviamente Marco, ci fai risentire un po' il basso Tanica? Sì, perché lo faccio risentire, cioè, stravolentieri. L'abbiamo qua e quindi lo dobbiamo usare. Lo dobbiamo usare. Allora, come ti dicevo, questo è uno strumento a tre corde, tra l'altro è un'evoluzione, perché il primo basso Tanica aveva costruito... Ce n'aveva due. Ce n'aveva due addirittura, sicché siamo sempre nel solito discorso di ottenere il massimo dal minimo, che è un motto proprio. Esatto. Di... Non è da escludere che ne faremo una anche a una corda, come provocazione... Senti, e questa è la sonorità del basso, cioè... È un incrocio proprio fra basso e contrabbasso. Ha un gran sustain, suono bilanciato e veramente posso assicurare, io ho diversi strumenti a casa, sia bassi che contrabbassi, come ti puoi immaginare, ma è veramente uno di quelli che suona benissimo, non ha niente da invidiare. E questo è uno strumento che si può costruire in modo, insomma, abbastanza... Vabbè, bisogna avere un po' di nozioni, però... Non è complicatissimo, cioè, in effetti, poi c'è da dire anche un'altra cosa, che qui ci vogliono anche le mani, Bravo, il manico, la componente umana è molto al di là di quello di legno. Sembra che questi strumenti suonano da soli, quindi esatto. È molto importante ritornare proprio all'origine per far tornare fuori... Esatto, proprio... questo... non è che te li perdona tanto gli sbagli. No, quello no. Però come si diceva prima, la tastiera, cioè, è uno strumento che ti porta a cercare il discorso che si faceva prima, no? Che è un momento in cui i musicisti cercano strumenti da migliaia di euro, effetti, corde, pedali. Assolutamente. I forum sono intasati da questi giovani musicisti che... Guarda, questa cosa te la posso riportare a livello fotografico. Qui è come rimettersi in mano una Nikon F1 totalmente manuale rispetto a quello che fa tutto da solo. Voi potete parlare, un leggero accompagnamento. Sì, sono contento perché portiamo anche in televisione uno strumento che non se ne parla così tanto, perché... Il basso. Non è uno strumento prima donna, vero Marco? Assolutamente. È la chitarra che magari sempre viene un pochino più fuori, la batteria, sono strumenti che si sentono un po'... Bisognerebbe far sentire tante canzoni che sentiamo e toglierci il basso, allora, e la gente magari si renderebbe conto. A proposito di Queen, no? Ad esempio questa... Cioè, levateci prova questo giro di basso... Qui. Perché il basso è l'anello di congiunzione tra l'armonia delle chitarre, delle tastiere, quello che sia, e la ritmica della batteria, delle percussioni. Esatto. È fondamentale, purtroppo non è che si sente tantissimo, però... Insomma, ci sono dei bassisti che hanno un po' l'hanno trascinato questo strumento, Certo. Insomma, pensiamo solo a Paul McCartney. Assolutamente. Che voglio dire... Il basso prima di lui forse era ancora meno conosciuto. È uno dei bassisti più melodici, Paul McCartney. Esatto. Sicuramente, ma poi ce ne sono stati tanti. Sì, strumento fondamentale e anche molto divertente da suonare. Così abbiamo parlato un po' anche di uno strumento che se ne parla veramente poco. Senti, la sentiamo comunque, perché tanto abbiamo il microfono, mi fai sentire come suona. Senti, questa chitarra qui l'ho portata, proprio così a livello estetico. Perché è abbastanza scordata, è una chitarra che a casa pronta da sistemare. Però questa è fatta, è anche per far vedere un esempio di come si può fare anche una chitarra. Questa è fatta con una cassetta del vino, e qui la tastiera è fatta con un battiscopa di mogano avanzato, quindi meccaniche un po' recuperate a destra e a sinistra, si vedono tutte diverse. Ci sono anche un tondino. Sai, una chitarra così considera che c'ha un tiraggio notevole delle corde, quindi ha bisogno anche di se non ci fosse quello si spezzerebbe il battiscopa. Nelle chitarre vere diciamo che è inserito la tenda del manico, qui l'abbiamo fatto qua. Anche esteticamente è anche più bello questo tirante qui. Senti, ci fermiamo per un'altra breve interruzione pubblicitaria e poi torniamo a chiacchierare. Eccoci tornati in studio. Quando durante la pausa pubblicitaria parlavamo con i miei ospiti, ve li ricordo, Marco Bachi e Daniele Gaudaz,
di grosso modo. E vabbè, ovviamente Marco Bachi è bassista della banda Bardot. E parlavamo di quali sono i prossimi appuntamenti a breve di questi laboratori che realizzate nel centro di riuso. Esatto, e grosso modo, come abbiamo detto, centro di educazione al riuso, questo contenitore che il Comune Lucca ci ha dato a disposizione a noi e altre associazioni. C'è ad esempio Bidone, che è un'associazione che si occupa, ha un lavoro molto importante, che è quello di andare nelle industrie del territorio e prendere gli scarti industriali che poi vengono messi a disposizione ad esempio delle scuole materne, elementari, appunto le maestre possono venire a prendere questo materiale e usarlo per laboratori, poi loro stesse, le ragazze di Bidone, fanno anche dei corsi di formazione di vario tipo. E poi ci sono altre realtà, e comunque diciamo è un contenitore che speriamo di riempire sempre di più, perché comunque dovrebbe diventare nelle nostre idee un centro, proprio come dicevamo, di educazione al riuso, perciò accogliere tutte le istanze dell'associazione, attrarre. Per quanto riguarda noi in modo particolare, ad esempio da sabato 9 marzo, per 3 sabati di fila, ci saranno, il primo è un corso di formazione che si chiama Dire, Fare, Suonare, è un corso dove io e Daniele insegneremo appunto a operatori, soprattutto perciò maestre, asilo, elementari, proprio queste tecniche, cioè costruire semplici strumenti, dare anche delle routine musicali, ritmiche per i bambini e poi fare delle performance, cioè faremo vedere come dal niente si può tirare fuori degli strumenti musicali, delle performance. Poi faremo altri 2 corsi le settimane successive, un pochino più, quelli invece sono dei laboratori perciò aperti a bambini, aperti a adulti, faremo dei gruppi. Sempre questo all'interno dello spazio? Grosso modo che è al Foro Boario, esattamente accanto al Foro Boario c'è quest'altro capannone, lo vedete perché c'è uno splendido murales, insomma si vede. E appunto è tutti sabati mattina, perciò per 3 sabati, dal 9 marzo in poi. Giampiero, ci abbiamo la locandina di tutti, se la metti così mentre parliamo si può vedere. Eccola qua, tra l'altro è un po', vabbè, comunque la trovate, il sito è in costruzione, però se cercate grosso modo su Facebook c'è la pagina dove ci sono tutti gli aggiornamenti. Ci sono questi laboratori, questi corsi, questi eventi, ci sono anche altri eventi molto importanti, tra l'altro anche la collaborazione con i ragazzi di Lillero che apriranno il 31 marzo, mi sembra, il loro negozio, anche quella è un'altra bellissima realtà che sta per venire fuori a Capannori, proprio sul baratto, sullo scambio, perciò sul riuso, cioè siamo insomma cugini molto, molto vicini. E poi un altro corso molto a cui teniamo particolarmente, che è l'inizio di una collaborazione, sarà quello che farà il 13 aprile, mi sembra il 13 aprile, comunque insomma guardiamo, Fabrizio Salvetti. Sì. E sarà, Fabrizio Salvetti è si è appena diplomato, è diciamo abbastanza preparato sulle tecniche olistiche, su tutte queste cose qui, e lui farà proprio un corso sulla musica al benessere con strumenti di riciclo, anche qui, perciò tutto il discorso campane tibetane, gong, frequenze, insomma una parte un pochino più tra virgolette spirituale. Olistica. Senti, continuiamo un attimo con i giornali, poi voglio leggere questo messaggio perché è un bel messaggio che ci arriva per la banda Bardot, però tanto diamo un'occhiata al Tirreno di Lucca, che apre con la corsa al reddito di cittadinanza. Parte la corsa al reddito di cittadinanza, domande dal 6, piani anti-caos di Poste. Ieri il vertice in prefettura, migliaia di lucchesi che si metteranno in coda, si temono problemi di ordine pubblico negli uffici. Ai CAF della CGIL sono già 1000 in più dello scorso anno, le richieste per l'ISEE e poi tutte le varie modalità per poter richiedere appunto il reddito di cittadinanza. All'interno ancora patuelli agli industriali, le banche danno soldi a chi è conto a posto, questo incontro che c'è stato ieri all'associazione industriale con il presidente dell'ABI, che rivendica il ruolo degli istituti di credito. Bene, la commissione parlamentare d'inchiesta. E poi, sempre a proposito di banche, la Banca del Monte esce indenne dalla rivoluzione del gruppo Carige. Il capogruppo chiude le filiali ma non tocca l'istituto lucchese, rimangono le incognite sulla sua futura alleanza. La guida su questa questione, carte e assegni sono validi ma cambiano le coordinate bancarie. Poi all'interno
Continuano le denunce agli istituti di credito per la truffa dei diamanti, sempre per quanto riguarda le banche. Lo studio legale di Grazia Mandoli indica il percorso da seguire per cercare di recuperare gli investimenti. E poi per quanto riguarda la sanità, la strada per la sanità, più posti letto, servizi di base, meno prescrizioni. Intervista a Cristina Petretti, consigliera referente per la sanità, l'appello ai medici di famiglia sono fondamentali. Allora, vi dicevo di questo messaggio che ci è venuto, ve lo leggo. Buongiorno alla grandissima banda Bardot e a voi di Noi TV. Volevamo semplicemente dirvi che anche in carcere, dove la vita è priva di tutto, vi ascoltiamo. Gridiamo anche la vostra musica, succederà che arriverà anche la libertà. Dio vi benedica e grazie per la vostra voce e musica profonda. A presto. Insomma, wow. Questo è un bel messaggio, ci viene. Magari se ci dici come ti chiami, ti salutiamo volentieri. Anche per nome. Molto volentieri. Un abbraccio a te. Tra l'altro, io appunto con la banda ho avuto la fortuna, perché tutti i cittadini dovrebbero un giorno nella vita entrare in un carcere, perché sono delle realtà veramente incredibili. Noi siamo stati a Sollicciano nel settore giovanile, Sollicciano, siamo stati a Opera, un carcere di massima sicurezza, siamo stati a Marassi, insomma sono stato 3 o 4 volte, e anche se ci vai per suonare, perciò per portare un piccolo contributo, e ci vai per 1 ora, 2 ore, 3 ore, il momento in cui esci ti senti proprio... Sì, è come quando entri e ti chiudono la porta dietro. Io esatto. Ci sono stato tante volte, magari entri in un'altra dimensione, esatto, in un altro ogni, mondo. Ogni cittadino dovrebbe una volta nella vita, come ogni cittadino dovrebbe andare una volta nella vita a Auschwitz, come ci sono dei posti che fanno bene all'anima, che fanno bene al cuore. Ovviamente è una tematica a livello lucchese particolarmente sentita. Ci sono stati tanti problemi al carcere di San Giorgio, e ovviamente speriamo tutte le volte, c'è una nuova commissione, c'è nuovi parlamentari che vanno a visitare, a vedere quali sono le problematiche, e poi tante volte le cose rimangono lì, perché purtroppo la società tende un po' a escluderlo in maniera totale. Quindi vabbè, appunto, questa pagina si ritorna al discorso dell'impegno da parte di certi musicisti e di certe band, che non è solo di facciata, perché tante volte magari ci si riempie un po' la bocca affermando che alcuni artisti sono impegnati nel sociale, poi magari quando si spengono le telecamere, le nostre telecamere, tornano a fare una vita più che agiata. Diciamo che invece questo tipo di percorso fatto da Marco, fatto dalla banda Bardot, fatto da tanti altri musicisti che sono impegnati a livello nazionale, è come mi ripeto, però è vero, è un quid in più, si sente, viene trasmesso anche poi a livello musicale. Io penso di sì, scusa, perché noi a parte lo facciamo talmente con sincerità e passione che non mi sono nemmeno mai posto il problema, non è nemmeno uno sforzo, quindi insomma, Marco, penso che la pensi così anche te. È una cosa naturale, perché come dicevamo prima, io faccio il mestiere più bello del mondo perché faccio quello che mi piace. Per me la musica è vita, è una passione, è una necessità, e come è una necessità e condividerla con gli altri, perché non è una cosa mia di cui sono geloso, bravo, anzi assolutamente, bravo. Anche questo discorso di lavorare, di fare volontariato, perché poi alla fine quello facciamo con i bambini. Tra l'altro, apro un'altra parentesi, stiamo il lunedì pomeriggio, sempre a grosso modo, dalle 15 alle 18, stiamo costituendo quella che chiamiamo Young Junk Band, cioè stiamo facendo un corso gratuito, sottolineo gratuito, completamente gratuito, di formazione per giovani musicisti da 15 a 25 anni, con un tutoraggio fatto da me e dagli altri ragazzi della Junk, in modo tale che musicisti di ogni tipo, di ogni livello, di ogni grado, di ogni aspirazione, di ogni genere, possano venire lì da noi dalle 15 alle 18, tutti i lunedì pomeriggio saranno seguiti, gli faremo provare questi strumenti, l'aiuteremo appunto a mettere su, perché l'idea è proprio quella di costituire non uno, ma anche 2, 3, 4, chi lo sa, a seconda del livello, dell'età e tutto,
nuovi gruppi che si approcciano a questa cosa. Che possono intercettare altre età, altri contesti. Assolutamente, assolutamente. Questo perché ci sembra giusto, noi stiamo facendo una cosa bella di cui siamo orgogliosi e tutto, però chiaramente le risorse umane, le risorse di tempo, le energie, la vecchiaia che piano piano si attanaglia. Sta dicendo che stiamo andando in pensione. Esatto, vorremmo. Però ci piacerebbe. Dobbiamo lasciare un testimone. Bravo, esatto. Come tutte le cose, siamo su questo pianeta per portare avanti delle passioni, delle idee, perciò come stesso discorso prima non sono cose gelose che noi, anzi la condivisione e la rete sono le cose più importanti. Vanno lasciati dei semi. Assolutamente, che poi... assolutamente. Allora, l'amico ci ha risposto, vabbè è il gruppo Detenuti, dice che l'emozione che date con la vostra musica rimane per sempre, siete buoni, grazie. Insomma, grazie, salutiamo il gruppo Detenuti, ovviamente seguiteci e continuate a seguirci. Torniamo un po' con i giornali, perché al Lucca Film Festival il premio alla carriera 2019 sarà dato al regista tedesco Gruning, che presenterà a Lucca il suo ultimo film, ve lo dico in italiano, e il nome di mio fratello è Roberto e lui è un idiota. Questo è il titolo dell'ultimo lavoro di Philip Gruning. Poi, sempre per quanto riguarda lo spettacolo, al Giglio, la prosa Piccoli crimini coniugali in scena al Teatro del Giglio, e poi la presentazione del Lucca Teatro Festival che abbiamo affrontato anche noi, Boni e Benvenuti sono i testimonial, un cartello di spettacoli dal 7 marzo al 12 aprile che si svolgeranno tra Lucca, Capannori e Porcari. È particolarmente vivo l'ambiente musicale, teatrale, artistico lucchese. Ha avuto, diciamo, non dico una rinascita perché c'è sempre stato, però magari ci sono state amministrazioni comunali come quelle che ci sono adesso sul territorio che forse un occhio di riguardo in più ce l'hanno. Non so se siete d'accordo. Come... No, sono d'accordo, perché in effetti si vede, poi insomma è un tema che a noi ci sta particolarmente a cuore, e sì, devo dire, no. La città non è Roma, e quindi dobbiamo anche considerare quello. E devo dire che le attività che vengono fatte sono soddisfacenti sia su Lucca che su Capannori. Io ho questa poi visione della piana sì, unica. Sì, no, infatti, non ci sono distinzioni. Non credo che, vedo che su questo tema non c'è da lamentarsi, anche se si può fare sempre di più. Si può fare sempre di più. Quello indubbiamente, però purtroppo si può fare anche di meno. Assolutamente si può fare di meno. Ecco, lo sai, quello che la cosa magari a volte si potrebbe, secondo me manca molto il livello medio e basso, cioè, ad esempio a Lucca abbiamo questo splendido festival, bravo, abbiamo questo festival che ci invidia a questo punto tutto il mondo, perché è un festival a livello italiano, ma non solo, a livello europeo, è pazzesco per il cartellone, e magari, che ne so, ci sono sei permessi per fare concerti nei barini. Sì, ecco, questa è una cosa agghiacciante, perché la musica è come tutte le attività, e voglio dire, il calcio, ci sono le squadre di Serie A, c'è la Champions League, ma ci sono i campini amatoriali, cioè, ci sono perché tutte le serie intermedie. E purtroppo questa cosa con la musica non esiste, cioè è molto molto difficile lavorare a livello basso, medio. È sempre stato difficile coniugare le esigenze, questo genere di esigenze, con... ovviamente quelle dei residenti, assolutamente, i vari comitati conosco perfettamente, purtroppo è sempre questo è un problema italiano tipico, sì. Perché come al solito io ho una teoria molto semplice, che è quella, a parte che di solito quando uno vive in città di solito insomma dovrebbe piacergli un minimo di confusione, altrimenti uno va in campagna, io San Ginese, bravo, uno va in campagna dove i rumori sono i cinghiali e basta. Però detto questo, chiaramente il tutto fatto in orari decorosi, perché nessuno vuole suonare alle 3 di notte, ci mancherebbe. Però la vita, la cosiddetta, cioè un'attività ad esempio di musica al vivo, di locali e tutto, rende una città viva. Anche cominciare, che ne so, alle 5, no, fare delle anticipare gli orari, assolutamente, come fanno in Europa. Ad esempio in Europa si suona a orari decorosi, dove un operaio, uno che si sveglia la mattina anche alle 6, può andare a vedere un concerto ma magari fa l'aperitivo, esatto, cioè, poi alle 10, cioè, perché questa è una cosa importante, perché ricordiamoci sempre, su questo io ci credo molto, ma insomma voglio dire, ce lo dimostra
se una città è viva è più sicura, capito? Il problema di chiudere tutte le attività, non far suonare, non far fare le cose, rende... Ti ritrovi una città che alle 8 è chiusa e hai paura a fare... Esatto, e alla fine rimangono solo i delinquenti a giro, e invece più la tieni viva più è sicura, questo è un dato di fatto. E ovviamente questo, cioè, nulla toglie alle esigenze di chi ci abita, ci deve dormire e a quell'ora vuole dormire. Quello assolutamente, cioè dà noia a chiunque avere il bar sotto casa fino alle 3 tiene la musica, ovvio, anche la musica bassa, ma la gente fuori, ma basterebbe spostare tutto, anticipare tutto. Se riesci, sì, però quella sarebbe una cosa che dovresti cominciare a cambiare anche gli orari. È un cambio culturale, chiaramente. Che magari è più... È più indicato in paesi nordici, dove a quell'ora lì viene buio, per cui devi per forza, se vuoi fare una vita, man mano che scendi le cose si spostano. Insomma, noi siamo un po' nel mezzo, bisognerebbe un attimo trovare una soluzione anche per dare la possibilità a tanti musicisti che ci sono di lavorare, non di farsi sentire e basta per dire voglio sfondare. C'è anche gente che non ha l'ambizione di diventare, però vorrebbe magari riuscire con la propria passione a camparci. Ecco. Ma come anche ad esempio la regolamentazione dei musicisti di strada, del busking cosiddetto, che è un'attività, un mestiere riconosciuto in tutta Europa. Che adesso però comunque Col nuovo regolamento comunale sembra che si sia un po' passi, aperte le maglie della rete. Sì. Ci fermiamo per l'ultimo break pubblicitario, poi torniamo a chiacchierare con i miei ospiti. Vi do una lettura veloce delle cronache che ci sono rimaste. Eccoci tornati in studio, sto rubando tempo su tempo, ma ragazzi abbiate pazienza, non ho l'occasione di averli tutti i giorni in studio, personaggi come Marco e come Daniele, per cui tante volte ci trasciniamo un po' come se fossimo al bar davanti a una birra, perché poi alla fine il senso di questa trasmissione è un po' anche quello. Andiamo a vedere velocemente le cronache della Versilia del Tirreno, che anche in Versilia apre sulla questione del reddito di cittadinanza, che partirà dal 6 marzo, però all'interno c'è una bella notizia che volevo approfondire e vi volevo dire. Lorenzo Giovanotti molto probabilmente sarà ospite al Carnevale per il quinto corso di Martedì Grasso. La conferma ufficiale ancora non c'è, ma è tutto pronto per la presenza alla sfilata del cantautore di Cortona, che ovviamente, come tutti sapete, ha organizzato il Giova Beach a Viareggio, probabilmente due date al carro di apertura dedicato con sopra i DJ, insomma era inevitabile che venisse invitato al Carnevale. Speriamo che riesca a venire, perché insomma anche questo per il territorio sono sicuramente momenti importanti, no? Sì. Cioè un personaggio del genere che comunque, con tutti i posti dove può andare, tra quelli che sceglie Viareggio, è un bel traguardo per il territorio, ma è anche una bella cassa di risonanza. Insomma, anche lui poi veicola messaggi che sono al di là della musica, no? Certo. Ci sono queste situazioni, danno sicuramente un respiro diverso agli spettacoli e a quello che ci gira intorno, non è soltanto marketing. E poi vediamo, e da domani via al Carnevale d'Arsena, presentata all'edizione 2019 della festa rionale più amata, si parte con la sfilata in via Coppino di 22 gruppi mascherati. Torniamo ovviamente a occuparci da capo e dei vostri laboratori. Voi ovviamente, ora facciamo un attimo una riflessione logistica. Perché? Perché l'idea iniziale di Da Capo era quello di creare un posto dove i bimbi, le scuole possono arrivare, fare la gita della mattinata o della giornata, poi riprendono e tornano via. Ovviamente, come si parlava prima dei problemi logistici del polo, i problemi logistici, anche se non è lontano, ci sono anche per il foroboario. È complicato portarci le scuole. Sì.
Sì, questo è un problema che le scuole hanno un po' tutte, sì. Purtroppo la questione del trasporto diventa onerosa, troppo onerosa, e quindi ricade come al solito. Però voi vi rimboccate le maniche e prendete e andate. Fortunatamente, insomma, quello che facciamo, cioè, abbiamo le nostre valigine, noi partiamo e andiamo in loco direttamente nelle aule praticamente delle scuole. E, insomma, c'è un passaparola anche all'interno degli istituti scolastici, cioè ci sono delle maestre che dicono: guardate, abbiamo chiamato i ragazzi, chiamateli anche voi, perché insomma i bimbi sono coinvolti. Sì, il passaparola chiaramente è micidiale, nel bene e nel male. Fortunatamente, insomma, evidentemente stiamo lavorando bene. Io poi, scusa, te vedo c'è il telefonino, ma anch'io ora sono unito, no, perché rubo due secondi, perché anche per avvertire Marco ci è arrivato un messaggio da l'Ateneo, la Sapienza di Roma, ecco. Che ci vorrebbero... Queste sono le notizie. Queste notizie è arrivato 5 secondi fa, praticamente sul tema ambientale. Voi potrete essere l'elemento attrattivo per studenti, non solo, visto che siete apprezzati anche dai grandi. È molto lungo, sì, no, è quello un po' quello. Insomma, evidentemente se anche un messaggio funziona dalla Sapienza, di Roma ti chiamano per fare un evento e per parlare di certe tematiche, evidentemente abbiamo lavorato bene. Indubbiamente, anni. Perché comunque ovviamente è il tema del momento, no? Sì. Per cui il fatto che voi comunque è da tanti anni che ve ne occupate vi dà un background solido, per cui non siete degli improvvisati. Cioè, siamo abituati a darci delle ali, però in effetti ve le do io. Abbiamo delle competenze sia musicali sia comunque su questo argomento qui del riciclo e del riuso. Credo che ci siamo fatti una bella esperienza. Assolutamente. Diciamo che il territorio un po' ha anche aiutato, perché insomma il territorio soprattutto di Capannori sotto il punto di vista del riuso, del riciclo, la filosofia rifiuti zero, ricordiamo Rossano Ercolini ovviamente, che è un po' il mentore di il nostro guru, assolutamente. Di questo tipo di approccio al consumo. Aiuta, senza ombra di dubbio. Non so se magari venivamo da altri territori, se avevamo sviluppato col senno di poi. Io penso che sia merito di Rossano, perché io mi ricordo però Daniele quando mi raccontava di io non lo conoscevo Rossano, lui aveva i libri di Rossano, diceva: guarda, c'è questo qui che è un mito, ho scritto questa cosa, guarda. Poi un giorno l'ha conosciuto, poi mi ricordo la volta che parlammo per la prima volta con Rossano, anche molto carismatico Rossano, è fantastico, gli illustrammo proprio, Daniele gli illustrò il progetto, gli fece vedere gli strumenti, disse cosa volevamo fare e lui insomma è stato primo che ci ha spinto, è stato il primo che ci ha a continuare, sì, perché poi comunque anche se uno ha le convinzioni proprie del progetto, se c'hai anche l'input esterno di qualcuno, soprattutto all'inizio la spintina, cioè per dire almeno so che sono sulla strada giusta, so che gli sforzi che faccio da qualche parte vanno, e quelli sono riscontri che poi dopo portano anche a essere chiamati alla Sapienza a Roma. Bene, devo ammettere che è una soddisfazione. Con questa bella notizia chiudiamo, perché se no parte in ritardo il telegiornale. Io ragazzi vi ringrazio tantissimo e sicuramente vi richiamerò, chiamerò voi, chiamerò le altre ragazze, che si occupano dell'altra parte di Daccapo, che comunque è una realtà che se mi fai salutare tutti i volontari di Daccapo, perché veramente sono delle persone meravigliose che portano avanti un progetto che è veramente sul territorio, che ricordiamolo sono volontari, è importantissimo, cioè lo fanno. Volontariato, sono qui si parla di più di 50 persone che comunque viene svolto veramente un grande lavoro anche sotto il profilo sociale, perché aiutiamo le persone in difficoltà, e questo è da ricordarlo e non è da poco. È un progetto che sia condiviso dal Comune di Lucca con i Capannori, Ascit, Sistema Ambiente e Caritas, e ascolta la mia voce, che è l'associazione praticamente che comunque fa la parte attiva di tutto il progetto. Lo voglio ricordare e salutarli e comunque invitare la cittadinanza a venire a Daccapo, perché a Daccapo si può anche acquistare, cioè abbiamo un emporio bellissimo, favoloso, che è in via Stipeti numero 31. Io veramente ci tengo che tutti vengano a visitare, perché purtroppo sono realtà belle che non sono ancora conosciute. Per quanto possiamo cerchiamo di divulgarle queste dei budget per fare della promozione strepitosa, quindi approfitto anche di questa occasione. Assolutamente. Grazie. Io vi ringrazio, grazie a voi, tra poco il telegiornale, arrivederci.